Cecon, finalmente! Buongiorno, buongiorno. Ben trovato. Grazie, grazie, grazie. Poi tu puoi anche togliere la maschera perché... Mazza, c'hai una... Come si direbbe? Una zazzera. Una zazzera incredibile, un capello fluido. Ho appena finito l'allenamento, quindi insomma non sono proprio al top. Sei un po' stanchino? Sì, direi di sì, proprio di sì. Ti hanno fatto un bel... Stamattina sì, stamattina abbiamo fatto forte, quindi... Forte che vuol dire forte, scusa? Dall'alto forte. Dall'alto. Tanti metri forti a stile. Però sei arrivato a Roma, hai visto che tempo? Guarda, ti immaginavi? È un bel tempo. Su, un paio di giorni fa... Su dove? Su, al nord, casa mia, a Verona. A Verona, c'erano 1 o 2 gradi la mattina, quindi qui direi che qui si sta decisamente meglio. Poi sono arrivato io col swim bait che... Beh. Dillo, ci vuole per questa, forza. Questa capatina romana. Sì, partiamo dal fatto, come ti senti innanzitutto? Bene, no? Sì, dai, io sto bene. Mi diventi sempre scura, faccio una panoramica, se sento più lunga, una roba che non finisce più. Eccolo lì. Sto bene, io sono venuto qua domenica, faccio una settimana di collegiale qua all'Acqua Getosa. Sì. Sto bene, sono contento di essere qui perché riesco... Perché ti piace Roma? Anche. Anche. Anche se... Piacerebbe vivere a Roma? Sì. Qui c'è il mare. Sì, esatto. C'è il mare, c'è un bel clima. Forse, dai, forse un po' per il traffico. C'è, ma... vabbè, il traffico, quello si supera. Sì, no? Quello poi qui, dopo un po'... Poi c'è il Foro Italico, che prossimo anno, te l'hanno detto, che dietro di te. Guarda bene. Sì, sì, è Foro Italico. È Foro Italico, no, dico, dietro di te ci sarà quella cosa detta europei. Ah, sì, vero. Mi hai dimenticato. Il 20, come ti sei dimenticato? È una roba importante. Vero. Ci aspettiamo Cecon agli europei. Ah, beh, per forza. Mica... È ovvio. Dicevamo, quindi, Roma sì, con discrezione. Sì. Intanto sei venuto a farti un giro. Bravissimo. Collegiale di una settimana con Claudio Rossetto, quelli della velocità. Che c'è. Scusami, no, ho capito, ma c'è il tuo allenatore. Ah, sì, beh. Tu sei già dimenticato. No, dai, lui è venuto. Aspetta, scendo così c'è una prospettiva più alta. Lui è venuto per controllarmi, diciamo. No, beh. Anche per allenarti un po'. No? Sì, ma comunque faccio gli allenamenti che facciamo. No, scusa, perché hai bisogno di essere controllato, no? Un po' sì, dai. Perché sei un po' birbante? Quando non c'è il maestro, sì, un pochino. Ma... Però faccio sempre il bravo. Il maestro dai. Yoda sembra. Faccio sempre il bravo, dai. Sì, vabbè. Sei diventato. Sì, ormai. Ho messo un po' la testa a posto. So cosa. Cosa devi o non devi fare. Bravissimo, esattamente. E sul dovere fare, che lì è il punto. Tu sai, non so se segui ogni tanto il fatto che io dico che tu sei un po'. È un po' le caratteristiche di Phelps. L'altezza c'è. Sei un po' un artista come Phelps, cioè fa tutti gli stili. Sì, beh, sì, diciamo di sì. Il paragone è un po' azzardato. Un po' azzardato, sì. Devi dirlo, perché quello che fa i paragoni sono io, ma io faccio un mestiere, tu fai un altro. E quindi è giusto che tu dica è un po' azzardato. Però ti senti un po' così misto? Sì, un po' sì, dai. Anche se quest'anno ho lasciato un po' i misti, ma l'anno prossimo li riprendo sicuramente. Mi piace variare molto, soprattutto nei misti, così fare libero, varie gare, anche rana, sì. Anche rana? Per forza. Rana, i due? No, due no, i 100, no. Vado fino ai 100 rana. Fino ai 100. Perché sennò... Quelli sono funzionali per fare poi un 4 misti, no? Sì, o i due misti. O i due misti? Sì. Poi c'è il 100 stile, perché il 100 stile che tutti quanti fanno i conti senza l'oste, no? Fanno tutti quanti sboroni, come si dice, e poi arrivi tu. Oddio. Fermi tutti. Io a dicembre ho fatto il mio migliore che non facevo da 2 anni, mi sembra, quindi sono molto contento dalla prova di dicembre. Adesso li sto allenando un po' di più, sia in chiave staffetta olimpica, sia se ce la faccio, io punto a quello, al tempo in gara singola che è 48,2 se non sbaglio, io c'ho 48,6. Sì, però abbassiamo, dai. 47 no, non esageriamo. Io punto. Non si sa mai. Quanto fai adesso di altezza? Non lo so, 1,98 99. Sì. Senza tacchi, esatto. No, ai due non però ci arrivo. Si è allargato un sacco, cioè voglio dire. Ah, un po' sì, sono diventato un po' più. Cioè, ti è arrivato un busto lunghissimo, possiamo vedere un po' meno la gamba. Diceva il tuo allenatore che è il punto di forza tuo. Sì, busto lungo che sì.
Punto di forza, però devo allenare gli addominali perché sono un po' una mozzarella. In che senso? Perché mangi o perché? No, perché insomma avere il busto lungo e fare tipo gli addominali così o anche molti esercizi faccio. Quindi un po' fai un sacco di palestra, no? Sì, devo fare molti esercizi per l'addome perché sennò sono un po' mollo. Sì, poi c'è la schiena lunga 2 metri, esatto. Quindi c'è l'addominale ben tornito. Bravissimo, sì. Ci capisco un pochettino. Piacerebbe allenarti. No, esatto. Più che altro a chiederti, ma qual è poi alla fine, non ti dico cosa ha detto il tuo allenatore, la tua gara preferita? Cioè quella in cui tu dici, vabbè raga, come si dice a Roma, raga, vi famo... Dai, 100 dorso posso Eccolo, dire, dai, 100 dorso. Dorso, dai, adesso penso sia quella. Però poi dopo si può fare come fece... E Phelps faceva tutte. Tutto. Tutta una settimana... Tu hai provato una settimana di assoluto? Beh, adesso no, perché ovviamente ci sono i tempi che sono. Ma so. Provarle tutte? 100, 200... Ma adesso quest'anno magari no, meglio di no. L'anno prossimo ci posso pensare. L'anno prossimo riprendo a fare un po' tutto quanto. Sono aperto a qualsiasi. Non è che poi mi fai la fine. Cos'era successo? Scusami, ai mondiali. Tu a un certo punto ti chiamano e non ci sei. Dove eri finito? Ai mondiali? Ai mondiali, non si ricorda. Tu dovevi fare una. Se non sbaglio, dovevi fare una gara, poi hai detto no, vabbè, lasciamo perdere perché. Ai mondiali? Un mondiale. Quali mondiali? Sì. 2019 a Wanzhou. Sì, ma non mi ricordo. Le hai fatte tutte le gare, sì? No, è vero, vero. Ah, vero, vero. Adesso mi ricordo. Zicca terribile. Oh, mi ricordo tutto. C'erano i 200 misti, adesso non mi ricordo bene come hai giocato un po', No, ho fatto i 200 misti. Ma com'è andata a finire? Ti hanno chiamato? Cioè, vabbè, no. Ma adesso ti ho detto, non mi ricordo di preciso cosa è successo, però i 2 misti non li ho voluti fare, adesso non mi ricordo perché, però... Vabbè, però non li hai voluti fare. Sì. Forse un po' per la condizione in cui ero, che non era proprio... Non stavi proprio al top. Sì, già visto i 100 dorso non ero proprio al massimo. Senti, ma per sentirsi al top cosa ci deve essere? Una condizione generale anche di testa, no? Sì, quello sicuramente. Poi... Adesso sei sereno, sì. Sì, adesso molto molto, molto tranquillo, anche perché non ci sono gare importanti. Fidanzate, sì? No, la domanda si fa. Ma... No, perché tu piaci molto. Dicono che tu sei un... Non esageriamo. Bello, figo, altro. No, non la mettiamo sul sex symbol nazionale, mettiamolo sulla realtà delle cose. Sì, esatto. Io tranquillo un po' per... Quindi sei fidanzato o sei fidanzato? No. Non sei fidanzato. No. Libero, free. Ah, sì. Free di pensare... Però io penso al nuoto, non... Che non sia mai, Si è oscurato qua il cielo, non so cosa sia successo improvvisamente. No, e tu pensi al nuoto e pensi a tutto quello. Le Olimpiadi? Questa Olimpiade? Te l'aspetti? Io spero si faccia prima di tutto. Intanto per farci un po' di esperienza, perché sarebbe la prima, no? Esattamente. Sicuramente andrò là, faccio le mie gare, non voglio fare. Cioè, se dovessi fare il tempo nel centro del fino come. Ho detto che forse farò, non so se vado là e faccio tutte queste gare qui. Voglio andare lì e fare 2 gare fatte bene, penso 100 stile, 100 dorso. Sì, i 2 stile? Ti confondo. No, i 2 stile no. Non è roba. No, quest'anno no. Cioè, per fare un 2 fatto bene bisogna essere allenati un po' di più di quello che sono allenato io. Soprattutto di però, testa. Però non lo escludiamo. Non lo escludiamo, l'anno prossimo va. Sempre l'anno prossimo. Poi magari se la fai ce la dedichi. Boh, vediamo. No, io te la metto così, non sì, è che ti voglia. Non carichiamo troppa. Come bravissimo. Troppo cecone alla braccia. Esatto. E quindi? Quindi ci sono. Allora, ricapitoliamo. Assoluti adesso. Poi europei a Budapest. Sì. Non mi ricordo. Sì, sì Budapest. Farò? Che farai? Che farai? Non lo dici tu che farai? Che andrò a fare e poi Olimpiade dopo... Sì, quello che succederà. Poi c'è l'Europeo il prossimo anno e poi vabbè... Ragazzi. Sì, e poi adesso non so che altre gare ci siano. C'è il Mondiale di corte, mi sa... Sì, non è per noi. A dicembre, credo. Quello... Sì, però senti, guardala bene, questo è il panorama più bello del mondo. Questo... La mamma di Phelps dice, disse,
unbelievable, che vuol dire incredibile, incredibile, stupefacente. Quindi sì, beh, questa, questa penso... un cecon che arriva, si toglie la cuffia e sbatte quel capello davanti a 30.000 persone qua, te la sogni, no? Questa per me è la piscina più bella del mondo. Cioè, non penso anche solo per me, penso anche molti per altri. Questa è una piscina fantastica, mi piace. Quindi ci saranno gli europei, quindi, quindi tocca onorarli quella settimana de fuego. Ah beh. De fuego, ricordatela con questa intervista su Ibiza. Noi diciamo fuego, dice che qualcuno dice che porta, che porterebbe bene su Ibiza, quindi vediamo, approfittiamo. Sì. Intanto, va bene. Intanto sei partito benissimo, con le interviste e con tutto. Quando è che ritorni a casa? Sabato pomeriggio, tranquillo, poi domenica c'ho una gara lì a Verona. Tanto così, ma in corta, in lunga? Corta. Ma tanto per mantenersi un po' vivo. Sì, giusto per occupare la domenica. Occupare la domenica, tanto c'è altro da fare. No, infatti, sono... Sai, il periodo è quello che è, insomma, sì. Incrociamo le dita. Sì, sì. Senti, sì, hai fatto il record, lo sai? Cioè l'intervista più lunga di Swim Biza Flash Aquatico. Sì? 11 minuti. Mamma mia. Ragazzi, è una meraviglia. Mamma mia. Come si dice? Incrociamo le tutte le dita, anche le tue, grazie. Incrociamo, perché sennò... E come si dice, alla prossima? Alla prossima. Con Swim Biz. Con Swim Biz. Ciao. Ciao. Grazie.